Teatro Il Saltimbanco a Sant'Eramo, giorno dell'Epifania, ore 18 circa. Stiamo per cominciare. Questa è la serata conclusiva di un tour che è stato fatto in questi giorni. So che è un festival internazionale del mandolino. Qualcuno pensa al mandolino, pensa a Napoli, ma non è Napoli. Io qualche anno fa ho assistito a un concerto qui a due passi da Sant'Eramo, a Cava Pontrelli, la Cava dei Dinosauri tra Sant'Eramo e Altamura, di uno splendido concerto di giapponesi che mi incantarono, quindi non è Napoli. Non è solo Napoli, sì, Napoli è una parte importante della cultura italiana e anche del mandolino. Io sono di Savona, dove ho imparato mandolino da mio papà, perché anche da noi a Savona c'è un'importante tradizione mandolinistica, un po' come in tutta Italia. E quindi questo è un tour de force che abbiamo realizzato qui a Sant'Eramo, un corso internazionale, quindi un punto di riferimento internazionale per la cultura, la tradizione mandolinistica e chitarristica italiana. Abbiamo partecipanti da un po' da tutto il mondo, abbiamo unito americani, russi, slovacchi, polacchi, Regno Unito, Svizzera, Francia, ovviamente da tutta Italia, anche da Napoli sono venuti al nostro corso. E diciamo, il nostro è un punto di riferimento ormai, sono 16 anni che organizziamo il corso estivo e da 6 anni anche quello invernale appunto, e qua siamo ospiti già per la seconda volta grazie al maestro Vito Nicola Paradiso, che ci accoglie qui nella sua Sant'Eramo. Corsi sono molto contenti sia del territorio, abbiamo avuto modo di visitare una tenuta con le vostre eccellenze gastronomiche e non gastronomiche, e quindi diciamo, per noi è importante sia dare ai nostri corsisti le istruzioni di carattere musicale, ma anche che abbiano qualche informazione dal territorio, e nello stesso tempo lasciare anche una traccia sul territorio del nostro passaggio, insomma, per far vedere il mandolino appunto, che non è solo canzone napoletana, ma ha una cultura, c'è un mondo dietro molto importante, noi cerchiamo di farlo apprezzare tutto. Questa è una manifestazione che non è alla prima edizione, si sta tenendo qui nel cuore della Murgia, in questo territorio, come già ha detto lei, che conosce, perché è la seconda volta che siete qui a Sant'Eramo, che tra l'altro è una città che ama molto la musica. Abbiamo una scuola media che è, come dire, un fiore all'occhiello per questa città, perché ha dei corsi musicali, quindi questa vocazione alla musica viene confermata anche con la presenza di questo evento importante. Ci sono molti ragazzi, li stiamo vedendo, anche giovanissimi, che frequentano forse, ecco, il conservatorio, immagino. Ci sono studenti del conservatorio, ci sono professionisti che vogliono magari avvicinarsi anche al mandolino, quindi ci sono dilettanti che vengono un po', appunto, come dicevamo prima, da tutto il mondo. Questo è un po' un punto di riferimento, una vacanza musicale dove però appunto ci si può perfezionare oppure avvicinare, fare nuove amicizie nell'ambito della musica. Si creano nuove sinergie, una volta frequentato il nostro corso si può girare il mondo con il proprio strumento e trovare amici ovunque. Chi si avvicina al mandolino? Qual è l'identikit del futuro concertista? È uno strumento estremamente versatile che in realtà è presente in tutti i generi musicali, anche nella musica rock viene utilizzato spesso, anche se non lo riconosciamo come mandolino, perché la forma del mandolino cambia a seconda dei generi musicali. In realtà è appunto presente in tantissimi generi musicali e è sufficiente proporlo ai giovani che si appassionano subito, perché ha un suono accattivante, ha appunto tantissime possibilità espressive. Adesso i giovani anche lo utilizzano con gli effetti da chitarra elettrica, insomma, quindi è uno strumento, diciamo, moderno, normale tra virgolette, speciale per noi però. È facile da trasportare? È facile da trasportare perché è piccolino, ha un approccio relativamente semplice, anche se poi suonarlo da concertista è uno strumento abbastanza difficile. Però diciamo, è uno strumento che si adatta bene per fare musica d'insieme, come sentiremo questa sera.
Siete a Sant'Eramo dal giorno 2, oggi è il giorno 6, quindi insomma ci sono stati questi giorni intensi. Giornate intensissime, queste persone, ragazzi, come vedete è trasversale la passione per la musica in questo corso e non hanno praticamente mai smesso di suonare. Anche al di fuori degli orari, diciamo, della didattica ci si trova per fare musica spontanea, per continuare la festa. Questa sera questo è il programma del concerto finale a grande orchestra. Ecco, avete scelto questi brani con quale criterio? Per la proposta, cioè faremo sentire sia la tradizione italiana del mandolino ma anche la nuova produzione. Sia in ambito trascrittivo, quindi brani già scritti per altri strumenti che vengono adattati per questo tipo di organismo, ma anche composizioni originali. In particolare abbiamo il maestro Vito Nicola Paradiso che ha preparato dei brani appositamente per questo tipo di realtà e il maestro Salvatore Della Vecchia di Napoli che anche lui scrive originariamente per questo tipo di organismo. Lei è il maestro, diciamo, il direttore artistico? Esatto, io sono il creatore di questa iniziativa perché mi è stata chiesta in giro per il mondo dai miei allievi internazionali che mi hanno chiesto di organizzare qualcosa in Italia, un punto di riferimento per lo studio del mandolino italiano. Se vuole dire qualcosa ai nostri telespettatori, un augurio anche per il nuovo anno. Certo, augurio, diciamo, noi lo passiamo in musica perché questo ci arricchisce lo spirito, ci rende più felici, quindi se volete seguirci accademiamandolino.com, iscrivetevi alla nostra newsletter per poter seguire tutte le nostre iniziative, vi aspettiamo. Vito Paradiso, stiamo per cominciare per questa grande musica che ci accompagnerà, speriamo, anche tutto l'anno, perché l'appuntamento è stato molto gradito, abbiamo ascoltato anche il direttore artistico, la scoperta di uno strumento facile da trasportare, facile da, come dire, poterlo anche far entrare nell'occhio musicale dei giovani, perché ci diceva il direttore artistico che è stato inserito anche in brani musicali molto moderni. Assolutamente, il mandolino è uno strumento che praticamente è di nostra tradizione italiana, nello specifico, quindi è giusto che al sud poi ci siano queste belle occasioni per riunire tanta gente che viene veramente da tutto il mondo per fare questa accademia. Quindi grazie di cuore va soprattutto a Carlo Aonzo e appunto l'organizzatrice Giulia Alliri che gestiscono già da anni queste accademie. D'estate la fanno appunto al nord, d'inverno invece al sud Italia. E quando mi disse appunto, guarda, stiamo cercando un posto al sud dove ci possa essere un posto anche dove poter ospitare tante persone e quindi avere anche un teatro annesso, delle sale dove poter provare, e qui mi venne in mente questa struttura che oggettivamente fa caso nostro, insomma, perché comunque abbiamo il teatro, abbiamo le sale, abbiamo le stanze, il ristorante, c'è tutto, quindi stanno passando veramente una settimana in pieno relax di lavoro. Complice anche le belle giornate. Assolutamente, sono rimasti contentissimi del nostro sole, quindi ho visto gente prendere il sole in questi giorni, si metteva lì di fronte, diciamo in gennaio, poi queste giornate hanno aiutato tantissimo. Questa sera, diciamo, è la serata conclusiva di questa tre giorni? No, dal 2. Dal 2, quindi insomma è stato un periodo molto intenso, per cui si conclude con questa serata dedicata alla musica, ancora alla musica natalizia, oppure avete scelto brani un po' diversi? No, diciamo siamo un po' oltre, però qualcosa di natalizio c'è anche, ma non i classici natalizi che conosciamo. Seguiremo dei brani, vabbè, da Tchaikovsky a Munier, autori classici, diciamo, con poi composizioni sia del maestro Della Vecchia che viene da Napoli, un bravissimo mandolinista e compositore di Napoli, e anche mie composizioni ispirate al Natale e al Capodanno. Maestro, che dire, so che anche il suo metodo musicale, ecco, siamo qui con la telecamera, vogliamo anche accennare al suo metodo musicale della chitarra volante? Sì. E in questo caso nell'orchestra pizzico chiaramente fanno parte integrante anche molte chitarre, come vedete, a parte mandolini, mandole, mandoloncelli, contrabbassi, quindi si ha un'estensione di suono notevole, comprese anche chiaramente le chitarre.
e in questo caso anche coinvolto alcuni ragazzi miei di terza media che sono i più piccoli di tutta l'orchestra, e per loro è stata un'esperienza bellissima. I genitori sono felicissimi perché alla fine mi hanno detto che hanno passato delle giornate che sarebbero state di vacanza per loro, giustamente, però loro mettevano la sveglia la mattina per venire a fare le prove tutto il giorno qui e stare con noi, quindi è stata veramente una bellissima esperienza per loro e che vogliono ripetere. Una proposta che è stata accolta, si parla tanto di vuoto educativo e sicuramente voi l'avete colmato, perché se è stata accolta in questa maniera forse bisogna pensarne di altre come questa. Ricordiamo che Sant'Eramo è anche una città dove c'è una bella tradizione musicale, i corsi musicali della scuola Bosconetti che, come dire, accompagna i ragazzi nel percorso adolescenziale, cosa importante perché li allontana da altre distrazioni. Assolutamente, la musica deve essere questo, deve essere tempo dedicato alla bellezza e alla formazione personale dei ragazzi, quindi dobbiamo cercare noi soprattutto docenti di coinvolgerli il più possibile in questa bella iniziativa che è appunto la musica, e fare soprattutto musica d'insieme dove veramente c'è come dire, un abbraccio comune fra le persone, perché poi ognuno impara a fare, ad avere il suo ruolo come nella società, senza prevaricare sull'uno o sull'altro. Quindi la musica è un grande insegnamento da questo punto di vista. Sant'Eramo Telemaig si trova da Acquaviva delle Fonti, salutiamo anche il liceo musicale. Sì, il liceo musicale di Acquaviva, certo. Siamo in una zona che ama la musica. Ricca di musica, certamente, assolutamente. Quindi è una ricchezza per tutti. Certo. Maestro? Sì, Andrew McDonough mi chiamo e sono di New York. Ah, e come mai qui, nell'Aspra Murgia, in Puglia, in Italia? Interessante, perché io ho partecipato nell'Accademia di Mandolino da molti anni, da 7 o 8 anni penso, e ogni volta vengo all'Accademia perché mi piace la musica, i maestri e la gente che sono molto carino per me. Questa è una chitarra, sì. Non è un mandolino? Sì, al principio io ho suonato mandolino, ma recentemente io ho cominciato a suonare chitarra, perché chitarra era il mio strumento da giovane, e recentemente io ho cominciato a suonare più la chitarra. Sì, è una chitarra spagnola del 1975, è molto... Madrid 1975, benissimo. Senta, questo soggiorno com'è stato? Si è trovato bene insieme? Perché c'è uno scambio generazionale, c'è di tutte le età. Sì, è vero, ci sono molte giovani, ma noi siamo tutti amici, è fantastico. E forse essere amici potete fare la musica migliore. Esatto. Sì, l'amicizia crea un bel ambiente per la musica, io credo. Perché il concerto è proprio questo, concertarsi e, come dire, dare il meglio di sé, ma quando c'è armonia, l'armonia si sente anche dalle note musicali. È vero, sì. Grazie. Okay. Buonasera. Buonasera. Come ti chiami? Mi chiami Marine, sono di Francia. Dove? Francia. Sud della Francia, vicino a Ventimiglia anche. Questo è il mandolino, ce lo vuole far vedere? Sì, questo è un mio mandolino che l'ha fatto Carlo Mazzacara. Ci fa sentire il suono. Come mai questa passione? Come mai? Inizia così, quando avevo 6 anni, ho fatto tanti anni e adesso non posso vivere senza il mandolino. Eppure lei è così giovane, ma è uno strumento giovane oppure è uno strumento... antico e quindi i giovani non lo amano? Io non ho scelto questo strumento, ma dopo non ho visto la differenza mentre un violino o un mandolino. Per me anche il mandolino è pure un strumento classico, si può fare anche jazz, si può fare tutto, si può fare anche folklorico, ma si può fare tante cose che non si annoia mai. E questo soggiorno com'è andato qui a Sant'Eramo? Benissimo, abbiamo lavorato tanto, ogni giorno, abbiamo anche un po' festeggiato, è andato molto bene, con tante persone molto gentili. Vi siete abbronzati, avete trovato anche molto sole?
Molto sole, ma abbiamo lavorato troppo, non ci siamo... Non vi siete accorti. Stati Uniti, Francia, ma c'è anche Sant'Eramo. Ciao, sì. Gabriella. Ciao, Anna. Allora, raccontaci di questa esperienza e come sta andando e adesso se sei emozionata. Sono emozionatissima, è il terzo anno che partecipo a questa accademia ed è un'esperienza bellissima. Ci sono tante persone da tutto il mondo, facciamo un sacco di amicizie, repertorio anche molto bello, da rifare. Senti, hai fatto sicuramente nuove amicizie, conoscevi questi musicisti, hai avuto l'opportunità di conoscerne altri e facci vedere, questo è il tuo strumento, la chitarra ma anche il mandolino? No, non sono mandolino, solo chitarra. Allora raccontaci di queste nuove... Conoscevo già molte persone dal nord Italia, Francia. Ho conosciuto una ragazza siciliana, altri di varie parti d'Italia, del mondo, insomma. Una vacanza natalizia trascorsa non davanti al computer, quindi ti ha arricchito sicuramente. Ecco, consiglialo un po' anche ai ragazzi che ci stanno guardando. Sì, la consiglio innanzitutto per conoscere altri autori, artisti, e poi passare le feste in modo diverso, fare tante amicizie. È un'esperienza sotto casa poi. Esatto, sì. Sì. Grazie Gabriella, e in bocca al lupo e buon anno. Grazie anche a voi. Chia viene da Napoli, direttamente dalla terra dei mandolini, quello che insomma ci riporta mentalmente, anche se, come ho detto in una precedente intervista, proprio qui in questo territorio c'è stato un concerto bellissimo qualche anno fa di giapponesi che suonavano i mandolini, tutti i mandolini, bellissimi, bravissimi, e mi hanno fatto pensare che insomma abbiamo degli stereotipi. Sì, il mandolino forse soffre un po' di questa... questi stereotipi. L'iconografia ci riporta al Vesuvio, alla pizza, ma la cosa bella... A Pulcinella, ok, ma quello che può appunto testimoniare un'esperienza del genere è il fatto che il mandolino sia uno strumento che ha origini nobili, nasce negli ambienti aristocratici, compositori diciamo di primo ordine hanno scritto il mandolino, parliamo di Stravinsky, Schoenberg, quindi parliamo di musica dodecafonica, quindi è uno strumento da esplorare, da suonare e da vivere, e questi ragazzi ne sono appunto la testimonianza. Sì, ho sentito un'allieva che era entusiasta anche perché ha trascorso una vacanza diversa, non relax completo, ma immersa nella musica. Assolutamente, ma... Grazie a queste esperienze loro possono vivere diciamo, appunto l'amicizia, la musica, la crescita tecnica, insomma voglio dire, intervistate i ragazzi e sono state delle giornate anche molto piene da quello che ho capito, quante ore avete dedicato? Una full immersion, insomma, lavoriamo 10 ore al giorno, 7 ore, 10 ore, però non pesa. Non pesa perché poi la risposta è felice, una risposta felice, vediamo il sorriso, insomma ragazzi, partecipi e quindi la musica è questo, è sacrificio, è gioco, ma insomma, questo è. Sant'Eramo che cosa vi lascia? Un ricordo eccezionale, un'accoglienza strepitosa, cibo buono, amici e musica. Ed eccoci con il sindaco di Sant'Eramo, l'avvocato Vincenzo Casone, che insomma tra concerti quest'anno veramente si conclude in bellezza questo periodo di festività natalizie. Il plauso da parte degli orchestrali questa sera, l'amministrazione comunale per la disponibilità, per l'accoglienza, abbiamo sentito un po' tutti entusiasti anche di questo territorio, poi sentirà le interviste. Ecco, che cosa si sente di dire alla sua città oggi e ai concertisti? Ah, l'evento di questa sera conclude diciamo un po' con un altro evento che si terrà poi in serata, un altro concerto presso la Chiesa Madre, e conclude questa lunga rassegna natalizia che ha visto la musica protagonista. E questa sera qui al Teatro Saltimbanco, con tutte queste componenti provenienti da altri paesi, anche quindi paesi diciamo lontani dall'Italia, diciamo, questo momento rappresenta un'unione, come diciamo, ci dimostra come la musica possa essere veicolo di
comunicazione, di unione, di amicizia. E poi peraltro il livello altissimo, il maestro Vito Nicola Paradiso che guida questa Accademia del Mandolino e della Chitarra, quindi veramente un evento di altissimo profilo. Siamo contenti di ospitarli qui a Sant'Elmo. Questo teatro diventa quindi anche tappa di eventi internazionali. So che li ha accompagnati in questo soggiorno, hanno parlato anche di momento di conoscenza del territorio, con degustazione anche di prodotti, si sono complimentati. Ecco, ci vuole raccontare un po' le tappe? Io diciamo li ho incontrati qualche sera fa presso le tenute Viglione, ospiti di Giovanni Zullo, un imprenditore di successo che sta portando i nostri vini, ecco, anche egli ha una conoscenza internazionale, e loro sono stati molto contenti perché, diciamo, trascorrendo questa settimana intensa di lavoro, perché è una sorta di corso intensivo di musica, ecco, che hanno svolto di esercizi continui, la sera trovavano questo momento di relax e conoscenza del territorio, quindi anche la possibilità di visitare, diciamo, le nostre città confinanti, ma anche un momento di degustazione delle nostre prelibatezze, che diventano anche uno strumento di conoscenza del territorio, indubbiamente. E su questo dobbiamo lavorare, sul pane, sui nostri prodotti, perché Sant'Elmo ha tante piccole eccellenze, dobbiamo avere la capacità di valorizzarle sempre di più. Un'ultima domanda, Sindaco: la scuola media Francesco Netti è una palestra per i musicisti con i suoi tanti corsi musicali. Ecco, che cosa si sente di dire ai piccoli studenti che si approcciano anche con questo anno scolastico, hanno intrapreso lo studio della musica? Ma la musica è passione, esercizio, quindi tutti coloro che intraprendono questo corso di studi poi comunque hanno, soprattutto chi poi continua con il conservatorio, hanno trovato anche questo amore per gli strumenti musicali, per la musica, come anche un'occasione di lavoro, perché sono diventati dei musicisti importanti, quindi noi dobbiamo valorizzare questo nostro corso e sostenerlo sempre.